Ciao, come procede la tua settimana? Io sono pronta per un nuovo video di suggerimenti e oggi infatti voglio parlarti dei tre errori da evitare per il bene della tua salute mentale se stai cercando o anche solo pensando di trovare un nuovo lavoro. E pensa che proprio ieri parlavo con una psicologa, le ho spiegato che cosa faccio, le ho detto mi occupo di aiutare le persone ad avere quello che io chiamo un lavoro che vale, insegnando strategie per migliorare il lavoro che hanno, oppure se proprio non è migliorabile, come fare per cambiarlo in sicurezza. E molto interessata mi diceva, ma sai che mediamente la percentuale più alta di persone che viene da me ci viene perché ha un'ansia ingestibile a causa del proprio lavoro. E voilà, ho pensato, come dico sempre, un lavoro che non vale la tua vita è quanto di più pericoloso ci sia per la tua salute e per il tuo benessere. E so perfettamente che moltissimi fanno fatica a pensare di cambiare lavoro, anche se gli fa schifo perché hai paura di finire dalla padella alla brace, sei convinto che non ci sia abbastanza lavoro, che è meglio se ti tieni stretto quello che hai, via dicendo. Però, come spiego nel mio corso a chi mi segue, tra l'altro guarda nel link attorno a questo video, a seconda di dove è postato, per avere accesso alla videoguida Aggiusta il tuo lavoro in 13 passi, in cui ti spiego esattamente cosa ti serve fare e avere per migliorare il tuo lavoro, qualunque sia il punto da cui parti in questo momento e senza necessariamente cambiare. Comunque, diciamo, come ti spiego in questo corso, una volta che smetti di essere frustrato perché fai tentativi alla cieca, invece hai in mano una strategia precisa per aggiustare il tuo lavoro, migliorarlo, cambiando a seconda della tua circostanza specifica, in sicurezza tutto cambia. E quindi intanto ecco tre consigli che puoi usare fin da subito per evitare tre errori che possono esserti molto, costarti molto cari quando cerchi un nuovo lavoro, che comunque è una cosa che a livello psicologico e emozionale è faticoso. Il primo errore è il pensiero del tutto o niente. Quando non hai una strategia ben precisa, può capitarti che a un certo punto ti viene all'orecchio di avere una possibilità di lavoro, c'è cioè un posto di lavoro che hai sentito essere libero. E magari quel lavoro ti interessa, ti piace, ti ci aggrappi come uno scoglio, perché pensi che di fatto quella sia la tua unica possibilità, che magari potrebbe essere il posto che proprio hai bisogno, ma non sai se andrà dritta. E quindi focalizzi tutti i tuoi pensieri, che focalizzarsi va bene, ma non hai in questo caso il controllo, e quindi entri in un'altalena di speranza e di sconforto che ti mette a terra. Tanto più che se poi ti arriva un no o comunque un non rispondi, perché il 47% dei colloqui finisce con non si sa, ti scoraggi al pensiero di ricominciare tutta la ricerca di nuovo e tra l'altro si tende a prendere il rifiuto o la non risposta in modo personale, più vai avanti con la ricerca, anche perché è comunque insito il finire per mettere in discussione del nostro valore o per essere, anche semplicemente per essere arrabbiati, quindi di nuovo vai a creare un carico mentale pericoloso. Quando invece la tua ricerca di un nuovo lavoro è un progetto, è un piano strutturato e consapevole, una cosa ingegneristica, un sistema di gestione di carriera con tanti strumenti, tante frecce al tuo arco che sono pronte per essere scagliate, non ti avvinchi più all'opportunità che passa come se non ci fosse un domani, perché tu sai come procurartene, come continuare a procurartene. Quindi ti muovi con impegno ma rilassatamente, quindi affronti questa impegnativa sfida con un atteggiamento interiore completamente diverso. Il secondo pensiero gravissimo è il pensiero del tutto subito. Siamo nel mondo del web in cui tutto è a velocità massima, a portata di click, e siamo sempre meno abituati a pensare che in realtà nel mondo reale le cose prendono un loro tempo. Un bambino ti sta in pancia 9 mesi. Ma noi siamo sempre più disconnessi dai ritmi naturali e alla fine tendiamo, più o meno consapevolmente, a illuderci che con internet, che apparentemente sembra rendere possibile istantanea qualunque cosa a velocità supersonica, noi potremo avere il nostro nuovo lavoro praticamente consegnato a casa dal corriere di Amazon Prime dopo qualche click online. Adesso, è esagerato, però la realtà dei fatti è che il processo di ricerca attiva di un nuovo lavoro è qualcosa che richiede tempo e soprattutto strategia per non rimanere senza frecce famose al momento buono. Quindi è qualcosa che va coltivato nel tempo, soprattutto quando ancora tutto nel tuo lavoro va bene. E ci tengo a dirlo perché mai come in questo caso cercare di chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati è inefficace. Cioè, molto meglio prenderti per tempo. Quindi se in questo momento sei in un lavoro, ce l'hai e il tuo sogno è cambiare,
Innanzitutto stai lontano dai facili consigli tipo molla tutto e cambio vita, perché se non hai un piano intelligente ti schianti. E poi, in secondo luogo, questo è il momento migliore per dedicare del piccolo tempo quotidiano da investire per creare la tua strategia. E quindi ti consiglio di guardare nel link e di trovarti il videocorso di cui ti ho parlato. E infine, il terzo errore è va ben tutto purché paghi. E non c'è niente di peggio che creare un curriculum e cominciare a mandarlo fuori a raffica come se non ci fosse un domani, perché di fatto è uno dei modi migliori per suicidarti. Ora ci sarebbe da scrivere un libro, in effetti l'ho scritto, anzi ne ho scritti addirittura due, e ti invito tra l'altro a vederli. Se vai nei link sempre attorno a questo video troverai le istruzioni, però il punto importante è che non è assolutamente vero che è bene qualunque lavoro purché paghi, anzi. È assolutamente il contrario, ovvero è indispensabile che tu abbia una strategia anche nel tipo di lavoro che punti, perché questo apparentemente ti può sembrare che riduca il tuo campo d'azione, ma in realtà ti rende molto più focalizzato. Pensaci all'esempio della luce diffusa contro il laser. La luce diffusa fa tanta luce, ma sì, ti illumina, grazie, però il laser è luce focalizzata al massimo e può bucare materiali anche molto solidi. Perciò, terzo errore assolutamente da evitare è pensare che un lavoro vale l'altro purché paghi. Tutte quante queste cose devono diventare parte della tua strategia a livello di analisi di quello che c'è da fare e anche a livello di proprio strumenti da mettere in pratica per andare a costruire il tuo lavoro che vale il tempo della tua vita, delle tue energie, delle tue risorse, del tempo che toglie alla tua famiglia, del tempo che toglie al tuo tempo libero. Deve essere qualcosa che comunque almeno non solo ti remunera economicamente, perché poi a un certo punto, soprattutto quando arrivi a una certa età, i soldi sì sono utili, però il senso della vita che cominci a vedere che va, hai bisogno di trovarlo. Quindi è importante che il tuo lavoro ti dia degli elementi di soddisfazione, di autorealizzazione, perché poi è tutta una catena o virtuosa se funziona o viziosa se non funziona, perché poi ne risentono la salute, ne risente le relazioni, ne risentono la tua capacità di affrontare il futuro, ne risente il rischio anche delle tue disponibilità economiche, perché se non hai una strategia a un certo punto la tua è una di quelle aziende che va giù dalla sera alla mattina, sei in difficoltà. Quindi è indispensabile avere un sistema di gestione di carriera. Ti auguro con questo una buona giornata e ci vediamo la settimana prossima.